A poco più di 24 ore dal recupero del match dell'Artemio Franchi di Siena tra i bianconeri e il Catania, che si giocherà domani pomeriggio alle 18.30, l'11 titolare rossazzurro che scenderà in campo è ancora tutto da scoprire. In porta dovrebbe comunque essere confermato Kocicki, che pur essendo stato protagonista negativo delle tre reti subite dal Catania nella scorsa partita contro la Juventus, ha certamente dimostrato di meritare almeno un'altra chance a disposizione. Montella sarà comunque costretto al 3-5-2 dall'assenza per squalifica di Motta e da quella per infortunio di Capuano, e proprio per questo riproporrà il trio di centrali composto da Bellusci, Lerottaglia e Spolli a protezione del portiere slovacco. Il vero e proprio rebus del tecnico rossazzurro comincia dalla linea mediana in su, perché certamente Montella opererà un robusto turnover, nel quale gli unici certi del posto sembrano i soli Almiron e Izco, che giocheranno nei interni di centrocampo, mentre in cabina di regia vi sarà il ballottaggio tra Biagianti e Lodi. A sinistra Giamma spera di superare Marchese ed essere titolare, mentre sul lato destro, data la volontà di Montella di confermare Izco sul centro-destra piuttosto che sulla fascia, potrebbe anche rivedersi il Papu Gomez, riprendendo la sua ottima prestazione in quel ruolo nei 25 minuti più recupero disputati contro la Roma un paio di settimane fa. In avanti Catellani dovrebbe far coppia con Berghessio, ma non è escluso che Bagua possa avere una chance quantomeno a partite in corso. Al momento sono tante quindi le incertezze di Vincenzo Montella, che però in cuor suo magari avrà già scelto e starà certamente programmando di riservare qualche sorpresa per domani alle 18.30.